Benvenuto alla nuova edizione di Ability News. Grandi novità e cambiamenti ad Ability Channel. Abbiamo apportato modifiche, aggiornamenti e una rielettura grafica che rende il nostro sito più elegante e raffinato, più ricco di contenuti e notizie. Innanzitutto avrai notato la presenza di un tuo nuovo compagno di viaggio. Si chiama Oscar ed è la nuova mascotte di Ability Channel. L'ha disegnata Piero Gratton, autore di numerosi loghi conosciuti e di storiche sigle televisive. Inoltre, potrai vedere ed acquistare direttamente dalle gallery le fotografie degli avvenimenti sportivi e i video prodotti da Ability Channel. Infine, il progetto più ambizioso, Ability Travel, la guida di strutture di accoglienza e di alberghi accessibili da creare e realizzare anche con il tuo contributo. Sei un appassionato della pesca sportiva? Una sezione del sito www.pescaok.it ti fornisce tutte le informazioni utili sulla pesca, sui luoghi attrezzati, sulle specifiche attrezzature da pesca, sui centri specializzati e molto altro, per metterti in condizione di vivere questa passione e conoscere nuovi amici. Tutti hanno il diritto di svagarsi, divertirsi ed evadere dallo stress quotidiano. Anche un disabile ha questo diritto e per dargli questa possibilità ci vogliono piccoli ma essenziali accorgimenti. Lo staff di Pesca Ok propone soluzioni per comprendere i problemi che un disabile incontra nel praticare la pesca in aree non idonee e per sensibilizzare le amministrazioni locali al fine di contribuire alla costruzione di aree attrezzate alla pesca. I Musei Vaticani aprono una bella iniziativa dedicata anche ai sordi e ai non vedenti. Due percorsi specifici seguiti da operatori specializzati e formati che accompagneranno le persone disabili alla scoperta della Cappella Sistina e delle stanze di Raffaello e a conoscere altri capolavori importanti dei musei, tra cui quelli di Caravaggio e di Melozzo da Forlì. Alle opere ci si avvicina attraverso la lettura sincretica ed evocativa, grazie a tavole termoformate e a bassorilievi prospettici che permettono di comprendere la composizione dell'opera. Oltre al tatto, ad accompagnare la visita c'è anche l'ascolto di brani musicali e poetici, di notizie sull'artista, la sua biografia, con la possibilità di toccare stoffe dell'epoca e dettagli dell'opera realizzate da esperti restauratori. Le visite sono interamente gratuite e permetteranno a tutti di godere della grande varietà di opere d'arte custodite nei Musei Vaticani. Per informazioni e prenotazioni invia una mail a visitedidattiche.musei@scv.va oppure telefono al numero 06 69 88 3145. Sott'acqua non si incontrano barriere. Così Paolo De Vizzi, 37 anni, paraplegico dal 2006 per un incidente stradale, ha ottenuto il record del mondo in immersione subacquea con bombole caricate ad aria ambiente, raggiungendo quota meno 62,3 metri. Il precedente primato di 59 metri apparteneva a Martino Florio, atleta disabile siciliano. L'impresa di Paolo De Vizzi, seguita dalle telecamere della RAI, di Telenorba e di Sky, è stata compiuta nelle acque di Gallipoli, a 3 miglia dall'isola di Sant'Andrea. In tutto l'immersione è durata 28 minuti, 4 per la discesa e il resto per la delicata fase dell'immersione in cui la pressione aumenta la concentrazione di azoto in modo pericoloso. Già a meno di 30 metri, ha spiegato De Vizzi prima dell'impresa, l'aria che si respira dalle bombole determina l'effetto che viene descritto come pre-narcosi vera e propria. Ma gli allenamenti, durati 12 mesi, lo hanno evitato. È stato presentato alla Fondazione Santa Lucia di Roma il progetto di ricerca sulla prossima generazione di case domotiche, con un numero sempre crescente di sensori e dispositivi che dovranno scambiarsi informazioni sullo stato della casa e sui comandi per gli utilizzatori. Il progetto europeo SM for All ha sviluppato nuove tecnologie informatiche per le nuove case intelligenti. La domotica, come è noto, è quella scienza interdisciplinare che si occupa dello studio di tecnologie utili per migliorare la qualità della vita nella casa, in modo particolare nel mondo della disabilità. Particolare impegno è stato infatti speso per favorire l'accessibilità ampliata. L'utente, anche con diverse disabilità, potrà interagire in maniera efficace con un sistema molto complesso che, grazie all'interfaccia cervello-computer, permetterà di comandare la casa senza compiere alcun movimento. Vediamo il servizio.
lungo 4 anni, insieme a tutta una serie di partner, tra cui chiaramente Fondazione Santa Lucia, con cui abbiamo collaborato in modo strettissimo anche per la vicinanza fisica, diciamo, dei... Portare avanti la ricerca sulla brain computer interface è un qualche cosa che probabilmente impatterà il mercato in, non so, 5, 6, 7 anni. Invece avere il sistema, diciamo software, che può utilizzare tutti i dispositivi all'interno delle case come gli elettrodomestici, oppure aggiungere sensori, attuatori, movimentatori di tende, aperture automatiche di tapparelle, eccetera eccetera, questa è una cosa che potrebbe andare sul mercato veramente in un tempo molto molto breve. In pochi mesi? Sì, in pochi mesi. L'importante sarebbe trovare appunto o dei finanziatori o delle aziende interessate a poter portare avanti e rendere questa cosa una realtà, quindi arrivare a un SM4All pack, home pack in qualche modo. Ogni volta che lui si concentra su un'icona, praticamente si ha una deflessione positiva del segnale G in corrispondenza di quell'icona, mentre non ce l'abbiamo su tutte le altre. Quindi ovviamente poi... Quella di Giuseppe Maddaloni è una storia intrecciata tra ideali, sacrifici, disciplina e generosità. Il leggendario judoka azzurro, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney del 2000, riempie il tempo nella sua mitica palestra di Scampia, il quartiere più problematico di Napoli, cercando di sottrarre i giovani alla pericolosa vita di strada. Ma l'attività che ora più lo impegna è quella di commissario tecnico della Nazionale Paralimpica di Judo, che parteciperà a Londra 2012. Allenare gli atleti paralimpici è un'opportunità che Dio mi ha dato, sottolinea Maddaloni, e che mi riempie di orgoglio e di emozione. Spero che un numero sempre maggiore di disabili possano appassionarsi a questa disciplina. Per Maddaloni c'è un obiettivo da raggiungere dopo Londra, allargare la rosa dei suoi atleti per puntare alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Un'ambizione non da poco, ma a Maddaloni le sfide piacciono. Per capire come insegnare judo ai non vedenti mi sono bendato anch'io. Loro sono più bravi di me perché hanno sviluppato altri sensi, la percezione dello spazio e la presenza delle persone. Incontro però ancora troppi genitori perprotettivi che temono che i loro figli si facciano male. Le cadute, una presa sbagliata, insegnano a rialzarsi e a riprovare, così come bisogna fare nella vita di tutti i giorni. Con questa notizia termina l'edizione di Ability News. Arrivederci!